E quale modo migliore per finire la settimana se non con Pokémon Infinite Fusion, il gioco dove ci sono le migliori e peggiori fusioni del mondo Pokémon? Se solo fosse ufficiale, ma non lo è e ci va bene comunque. Ad ogni modo, continuiamo il nostro viaggio, dovrei arrivare a Lavandonia oggi. Ho trovato una pietra idrica, la usiamo su Poliwhirl, che però in realtà è già fuso con Charmeleon, quindi vediamo che diventa. Ho salvato nel caso non mi piaccia. Ok, allora, meglio di prima. Molto meglio. Charmwrath, che bel nome. Vabbè, sì, da Poliwrath, però è bellissimo come nome. Immaginatevi ora quando diventa Charizard con le ali, che roba che può diventare. È una mina. Beh, direi che è ora di catturare un Diglett e vedere che cosa può diventare insieme agli altri, ma a fine episodio come sempre. Iniziamo con le fusioni, abbiamo Mandude. Bello. E questo è Beedrill. Wow! Accibicchia! Mica male! Manix? Oddio! Non è male, dai! No, vabbè, questo che roba è? Slowlithe, bellissimo! È fantastico, lo adoro! Fusione del giorno, per il momento. Butterdrill, no, vabbè, dai! Bellissimo, Beedrill fuso con Butterfree è fantastico. E Beefree, ovviamente. Oddio, un po' bruttino, dai. Funziona meglio Butterdrill. Chi è che manda in campo lui, Sandra? Ah, Ekans, ok, questo è davvero bello. Questa è veramente l'unica fusione di Onix che per il momento mi piace tanto. Manda in campo matematica, praticamente. Machop e Meow. Ma, vi dirò. Mi ricorda Oggy di Oggy e maledetti scarafaggi. Magilem. Cielo. Wow. Diciamo che non è che si difende proprio bene, eh. Giglicol. Vabbè, no, no. Brutto posto il tunnel roccioso, ma con Flash no. Let's go! Nuove avventure ci aspettano al tunnel roccioso. Arriverò prima a Lavandonia, dove ci sarà un po' di sindrome. Ma non è vero, non succede per davvero. E poi si arriverà ad Azzurropoli, dove affronterò la palestra e la batterò. Perché sono bravo. Perché ho il tipo fuoco, quindi sarà facile. Bello Clefing, lo voglio subito! Fusione del giorno rimpiazzata, mi dispiace, ma è così oggi. Manda in campo Mabon. Jigglyph. Ah, ok, questa volta è carino però, dai. Ed ecco a voi Glusaur, bello! Molto carino, dai! Magpok, no vabbè, dai! Ma dai, ma che bello! No vabbè, dai. Ma via, scompari subito. Questo però è bello, dai. No, dai, Mambat no però, così. Kofji, carino! Voltsprout. Ah, bellino! Haunish? Oh, cavoli, che roba si potrebbe creare con Haunter, Gastly e Gengar! Ma soprattutto con Haunter perché ha le mani staccate, quindi può far staccare le parti dei Pokémon. È bellissimo così, allora! Pinchok? Carina, bella l'idea! Oh, il petto no, wow! Mi piace l'idea, sì! Ok, è un remix. Ma è bellissima. Se non sbaglio, è nella mia top 8 delle canzoni Pokémon migliori. Per il momento, alla Lavandonia non possiamo fare molto, quindi andiamo direttamente ad Azzurropoli. Siamo finalmente ad Azzurropoli, la grande metropoli. Comunque, direi di andare ad affrontare subito la palestra. Parabarapapapa. Ma Erika? Ok, lei è la capo palestra. Le fogne sono all'asciutto. O meglio, le fogne, diciamo il fiumiciattolo, perché però lei dice fogne. E quindi i fiori si stanno appassendo. E quindi devo trovare un modo per aiutarla, immagino. Ah, questo qui sta bloccando l'entrata alle fogne? Ah, quindi devo trovare un tombino praticamente dal quale entrare. Non posso ancora andare nelle fogne. Mi sa che prima devo triggerare la lotta con il rivale e poi andare nelle fogne. Sì, perché poi non posso fare nient'altro qui. Manda Q8. Bello. Starbra, ancora. Ma è brutto. Cioè, non è che è brutto, è normale. È un cadabra che ha solo una gemma più grande in testa. E sì, cambia tipo, ok, però. Finisce lì. Finisce così, con la mia vittoria. Oddio. Diccelo, vecchio! O dovremmo farti del male. Cos'era quello? Forse andiamo a guardare. Andiamo a cercare. Ma come andiamo a guardare? Scusami. Ah, forse la torre di Lavandonia finisce qui.
Avanti, dici dove hai messo la Master Ball. Tu lavoravi alla Silph, quindi devi sapere come andava fatta, no? Sai che abbiamo diversi modi per farti parlare, vecchio? Aia. Quel tizio è in pericolo. Io seguirei il Team Rocket per dargli una lezione, ma... se non fosse per tutti quanti quei fantasmi. Credo che siano Pokémon, ma senza un Silph Scope non possiamo saperlo. Va bene, allora. Quindi adesso andiamo a prendere il Silph Scope nelle fogne, probabilmente, visto che non c'è nessun poster nel casino di Celadon City di Azzurropoli. Quindi per forza le fogne è il problema. Anche perché Team Rocket stanno lì di guardia, quindi sono per forza quelle. Poriorb, attenzione! Bello! Non è una sfera affatto, però è molto molto bello. Mi piace. Ne vorrei almeno due. Ma sì, due. Uno come compagnia e uno come fermaporta, no? A questo punto mi sa che dobbiamo andare a parlare con Erika, perché qua le entrate sono ancora chiuse, quindi lei è l'unica con cui possiamo andare. Partendo da qui, poi, tra l'altro. Ok, ha visto Tizi e il Team Rocket e hanno rapito Mr. Fuji, sì. Dobbiamo fare qualcosa, vieni con me. Ok, si va nelle fogne allora. Let's go! Combattiamo insieme, saremo più forti. Userò le mie erbe medicinali per far stare i tuoi Pokémon sempre al meglio. Aha, ok. Mamma mia, Voltzing! Che bello! Ci siamo, vediamo se mette le ali o se rimarrà con solo queste braccia molto possenti. Mette le ali, però non, oddio, non è una palla, mi sembra, dalla silhouette. Ah, cavoli. Insomma, cavoli. Il livello dell'acqua è basso, vuoi farlo salire? Sì. Proprio quello che mi serve. Ah, questo sta affogando, poverino, no. Salviamolo, anche no. È un po' una sfida le fogne, qua premere i pulsanti, farle abbassare, farle far salire l'acqua. È carina, molto molto carina come idea. Weeping Kate, Weepini Kate, no. No, 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 vai via. Cough Cruel. No, da paura. Un'altra fusione del giorno. Ci siamo allora, siamo da Giovanni. Bene, bene, che cosa abbiamo qui? Link, mi dispiace, non ho potuto fare nulla, lui è troppo forte. Devo dire che sono impressionato dal fatto che siete riusciti ad arrivare fino a qui. Spero solo che il vostro piano non sia irrompere qui dentro e sperare di sconfiggermi, perché non accadrà. Ornix. Ratman, mi dispiace. Questo è un Pokémon che mi hanno scambiato in game e l'ha chiamato Tyson. Wow. Beh, che Giovanni usasse Pokémon di tipo roccia me l'aspettavo, Terra roccia. Però Arbok è stata una bella sorpresa, perché mi ha diminuito di uno stadio l'attacco di Raticate. Quindi Rairas, no. È Lapras con Rhydon. O no, con Rhyhorn, però ha preso il ghiaccio e terra o roccia e non acqua, quindi è stato fregato. E non ha neanche assorbacqua. Quindi Giovanni ha solo fusioni, mi stai dicendo, gioco. Haunt? Can? Kangaskhan e Haunter, wow! Hai capito! Però ho vinto. Cosa? Non può essere! E invece sì, Giovanni. Vedo che allevi i tuoi Pokémon con molta cura. Un bambino come te non potrà mai capire ciò che sto cercando di ottenere. Per questa volta mi faccio da parte. Spero di incontrarci di nuovo. Vabbè, io torno alla palestra. Forse dovresti sfidarmi qualche volta, sì. Sì, sì, sì. Ti sfiderò, ma nel prossimo episodio. Oh, allora, facciamo qualche fusione pazza veloce? Tyson e Diglett? Oddio, ma mi sembrava uguale? Molto meglio di quanto mi aspettassi. Digrog. Vediamo la reverse ora. Wow. Non è brutta, dai. Però vediamo la reverse di Charwraff. Dai, Polizard, dai, si può fare. Vediamo un po' che diventa Polybraff con Eevee. Bah, potevo aspettarmelo. Vediamo invece la reverse. Beh, no. Vediamo invece Charizard con Eevee. Però, Izard, però. Ehi! Oh, oh, oh cielo, che carino! E immaginate con tutte quante le pietre cosa può diventare.
Magari nel prossimo episodio faccio uno showcase con tutte quante le pietre. Bene, direi allora che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!